finisce con la vittoria dei trapanesi dell'Alcamo con un acuto al 13° minuto di Di Miceli in presunto fuorigioco che spegne ancora una volta le speranze del Gemini di poter conquistare la vittoria al Ninolo Bue. Un Gemini che comunque ha fatto una grande prestazione ma non è riuscito a concretizzare le azioni disponibili. La cronaca vede il Gemini subito in avanti al 7° minuto, con Romeo che mette al centro, ma nessuno dei suoi compagni si fa trovare pronto. Al 9° minuto angolo per l'Alcamo, ma Bonfatto allontana di testa. Al 13° minuto punizione da 40 metri, battuta a sorpresa da Piccolo per Pirrone, che mette al centro per l'occorrente di Di Michele, che anticipa Buttacavoli e insacca le sue spalle, sulle proteste dei giocatori biancorossi su un presunto fuorigioco dello stesso Di Michele. Al 26° pasticcio in area difensiva del Gemini, ma Bennardo salva sulla linea. Al 28° il Gemini pericoloso dalle parti di Durantini, ma i difensori ospiti allontanano la minaccia. Al 32° Norfo in avanti, ma Buttacavoli respinge facilmente. Al 36° Palermo manca il raddoppio. Al 40° è Morello ad avere l'opportunità di pareggiare i conti, ma non inquadra la porta. Al 46° ancora Gemini in avanti con Sireci, ma spreca. Il primo tempo finisce con gli ospiti in vantaggio e con i biancorossi che recriminano qualche indecisione arbitrale. Nel secondo tempo Chico avanza in baricentro con Nuccio entrato al posto di Bonfatto. Al 1° minuto punizione dal limite d'aria per il Gemini. Riccobuono vede il suo tiro stamparsi sul palo, con l'estremo difensivo Durantini rimasto a guardare. All'11° minuto è Nuccio che calcia fuori. Al 13° minuto, sulla sinistra, D'Angelo recupera magistralmente la sfera. Salta Gatto e mette il centro per Morello che sfiora l'incrocio dei pali. Al 22° Nuccio chiude una splendida triangolazione con Romeo, ma Durantini ben piazzato respinge. Un minuto dopo cross di Riccobuono e Gatto, in modo rischioso si rifugia in calcio d'angolo. Al 34° opportunità per il Gemini con un nuovo entrato, Zerbo, che a tu per tu con Durantini clamorosamente sbaglia. Al 38° Pericone tira e Buttacavoli respinge in angolo. È l'ultima occasione degna di nota prima del triplice fischio del signor Frosini di Pistoia. Al termine del match segue la delusione dei tanti tifosi del Gemini che hanno assistito ad un'altra sconfitta che fa precipitare in classifica la compagine sangiovannese.